Muzzo. Gian Muzzo, italo cubano che veste la maglia della nazionale italiana. È reduce in questo momento, intanto grazie a Carmelo Lumia che ce l'ha portato, il nostro campione è stato presente. Qua dentro hai campioni, sono stati olimpionici, mondiale come Carmelo, olimpionico come Totò che conosci benissimo, ce ne sono tanti altri, Aldo Bova che è stato anche una storia della lotta libera in Italia e a Termini Imerese soprattutto. Cosa dire? Io ho capito una cosa, intanto diciamo che il reduce da Biga dove è stato medaglia d'oro e ha vinto il campionato europeo categoria 65. Bravo! Medaglia d'oro e ha vinto i campionati del mondo per il si è qualificato alle Olimpiadi e ci auguriamo, anzi vogliamo, che arrivi la medaglia d'oro alle Olimpiadi. In questo anche a Carmelo che è in corsa per la qualificazione olimpiaca, anche per lui, in bocca al lupo per portare la medaglia d'oro. Ragazzo italo-cubano, fai parte della nostra forze armate, vesti i colori della nazionale italiana, sei italiano a tutti gli effetti e lotti e combatti per l'Italia e porti le medaglie all'Italia. Le tue origini mi hanno detto sono molto semplici, sei un ragazzo semplicissimo come tanti di noi, come tutti noi, che hai coronato la tua vita di sacrifici, rinunzie, ho letto la grande fatica per arrivare alla tua al tuo sogno, che è quello poi di chiudere, speriamo, con la medaglia olimpica. Ti hanno definito, io l'ho preso, lo Spartacus della lotta italiana. Ci stanno tutti loro, tantissimo. Lo Spartacus della lotta italiana. Io mi piacerebbe definirti come, assieme a Carmelo, se abbiamo questa fortuna, come le due stelle che illumineranno l'Olimpo con la medaglia d'oro alle Olimpiadi. Cosa dire? Trasmettessimo ai ragazzi questo messaggio. Lui è un ragazzo, è stato, come siete stati voi piccoli, man mano che andate crescendo, ha fatto tantissimi sacrifici, mentre i suoi amici andavano a ballare in discoteca, lui andava a dormire perché l'indomani c'era la grossa e lunga fatica della palestra, dell'allenamento, col freddo, col caldo, con le tante rinunzie. È un esempio che ognuno di voi deve seguire, non tanto per diventare campione del mondo, perché già siete campioni voi, se riuscite a seguire questo esempio. E Frank è il messaggio che ci porta col suo stile di vita, di atleta, di uomo, di ragazzo, è proprio questo. Amare lo sport, amare la lotta come lui ama lo sport e ama la lotta, che significa sacrificio, che significa rinunzia, significa anche vivere bene con se stesso e con gli altri. Questo è il messaggio che noi vogliamo prendere da questo grande campione. Un campione che quando sale sul ring, nel nostro tappetino, si trasforma, riesce a fare una cosa che pochissimi altri al mondo sanno fare. Pensiero, azione e reazione, sapete cosa significa? Pensa, agisce e si difende. E quindi questo lo porta a vincere rispetto a tutti gli altri. È un combattente, non rinuncia mai, non si arrende mai, perché ha questa forza e quest'amore che è dato proprio dallo spirito che è della lotta. Noi lo ringraziamo così, senza dire altro, perché tu devi stare qua con tutti noi. Ringraziamo le autorità presenti, la Polizia di Stato, per il dirigente passaparola, e vicino. Ringraziamo il sindaco, l'assessore Cicchetti e il consigliere di Longo Urbano che hanno voluto rendere onore alla tua presenza oggi qua. Noi siamo orgogliosi di averti oggi con noi e in bocca al lupo per tutto quello che verrà dopo. Grazie mille. A proposito, noi dove mangiamo qua della nostra divisa come società, associazione, così poi siamo sempre nel tuo cuore. Ci sarà qua la divisa nostra, la gira di bene. Domandetta. Vediamo così. Questo non è assurdo, ma è la nostra società.
applausi non è ancora, però. Bene. Sì, giusto così. Dove ci stessimo andando adesso? Forse Demene, andiamo. Forse Demene, andiamo. Bisogna aggiungere soltanto qualche parola. Io ho sentito le parole di Peppe Rizzo che ha fotografato il nostro campione Frank, e soprattutto vedo qui i maestri che hanno a cuore la lotta in questa città. È davvero vedere questi bambini che ti guardano come un idolo e che ti guardano con grande entusiasmo è la cosa migliore che hai potuto fare, regalare a tutti noi la tua presenza e il tuo sorriso. È chiaro che tutti noi pensiamo alla lotta come a uno sport violento, però poi sappiamo che non è così, e soprattutto in questa città che ha avuto tra i suoi, che ha dato i natali al maestro Gonzales, e soprattutto in questo luogo che è fatto di tanta fatica, di tanta sudore, di tante strapazzate sul tappetino, io penso davvero che oggi per noi è un giorno importante, per cui ringrazio l'assessore allo sport della città di Termini Imerese che è qui con me, con i due consiglieri comunali, e abbiamo pensato, come è giusto che sia, che in un momento come questo non soltanto ti porti questa immagine di Termini, che è la maglietta sociale della squadra di Termini, ma un creste che ti possa ricordare che questo è il simbolo della città di Termini, e se trova spazio nel tuo cuore noi ne saremmo davvero grati. Grazie. Signor Sindaco, un piccolo omaggio anche per lei, questa è la nostra società. È una cosa. Una cosa tira l'altra. Ecco, anche per lei. La parola, vediamo se ci vuole dire qualche cosa. Qui vogliono solo le medaglie, chiacchiere. Io sono molto sorpreso perché non me l'aspettavo una cosa così del genere. E tutta questa passione che c'è in questa palestra non c'è da nessuna qua in Italia. Che sono andato ad altre palestre e non mi hanno mai accolto in questa maniera, capito? Quindi io sono felicissimo, non sarà la prima. Nell'ultima occasione che ci vengo qua vedrò più spesso, quindi vi dovrete vedermi la faccia, non so che non sono tanto bello, però qua ci siamo. Quello che conta è la passione, e qua in Termini Imerese, in Sicilia, c'è la passione per la lotta, quindi questa è la mia casa uguale. Io è il vostro cuore, voi è il mio cuore, ragazzi. Grazie.
partito centrale. No. Aspetta. Torrello. Fermi così, provate a sorridere se ci riuscite. Non mi pare che ci avresti buono a ridere, eh. Buonasera a tutti, ci troviamo al Club Atletico Sportivo Dilettante Termini Merese Lotta Libera. Abbiamo con noi oggi l'onore e il privilegio di avere nella nostra palestra Frank Camizzo, reduce dei campionati europei e dei campionati mondiali. Allora Frank, la tua impressione su questa visita a Termini Merese e alla nostra palestra? Innanzitutto sono molto contento di venire qua a Termini Merese, a Sicilia. Era un posto dove volevo venire già molto prima. E niente, sono molto sorpreso perché mi hanno accolto di una maniera proprio impressionante, bellissimo, proprio ce l'ho nel cuore, guarda, sono molto felice con questo ricevimento che mi avete fatto, bellissimo, la passione che c'è qua e niente, sono contentissimo e ora speriamo, ora vado a fare un allenamento come si deve perché ce l'ho la voglia veramente di farle vedere a questi bambini quello che so fare e quello che farò perché ancora c'è qualcosa da fare. Un appuntamento dove devo andare ancora. Sei stato definito, e io lo condivido, lo Spartacus della lotta italiana nel mondo. Sei riconosciuto sul tappeto davanti agli avversari come il fulmine del pensiero, azione e reazione. Significa che Frank sul tappeto è un combattente. Come vedi, dacci una sintesi sulla medaglia europea che hai vinto a Biga giusto l'altro ieri, la medaglia d'oro vinta a Los Angeles 2015 con i campionati Las Vegas 2015 e l'impegno che essendo già qualificato alle Olimpiadi di Rio 2016. Beh, allora questa gara che ho fatto l'europeo non era una gara importante per me perché ormai ero qualificato, quindi potevo anche dire no, non ci vado. Però l'anno scorso a Baku all'europeo ho perso la finale con la zero. Quindi questo anno ho voluto andare per forza a riprendermi il titolo. A riconquistare il titolo. E quindi il primo incontro mi è uscito il gomito purtroppo e lì è dove ti posso dire che il nome Spartacus mi sta bene perché come braccio rotto sono salito sopra. Allora l'abbiamo indovinato. E ho fatto del mio meglio, quindi sono riuscito a vincere con il braccio così. Noi ti aspettiamo di nuovo qui a Termini Merese, ti aspettiamo con la medaglia olimpica. Ti auguriamo buoni combattimenti e abbiamo conquistato oggi un amico, Termini Merese, a Frank Canizzo, fra i nostri concittadini. Grazie mille, grazie mille.